L'emergenza coronavirus sta interessando tutti noi cittadini italiani, lo abbiamo ribadito in più di una occasione. Un problema che stiamo avvertendo, che stanno avvertendo gli studenti, i giovani, gli operatori sanitari, il mondo commerciale e proprio gli esercizi commerciali di tutto il paese, ma noi naturalmente facciamo riferimento al nostro territorio, sono quelli che probabilmente avvertono maggiormente le difficoltà e i disagi. A Rocca d'Aspire, che è il centro più importante della Valle del Calore, i problemi sono tanti perché il coronavirus acuisce una crisi, una situazione che probabilmente non era rosea già prima che scoppiasse l'emergenza coronavirus. Pertanto i commercianti si sono rivolti all'amministrazione comunale che prontamente ha organizzato un incontro, un confronto per capire quali sono le problematiche e per trovare un modo per reagire. Tra i commercianti oggi abbiamo il piacere di avere con noi come ospite Roberto Russo. Allora, Roberto, Grazie, tanti grazie. problemi effettivamente già c'erano, adesso invece la situazione diventa peggiore, ma quali sono le difficoltà che avverte il commercio locale? Certo, diciamo che la situazione la stiamo vivendo adesso proprio in una maniera acuita al massimo. Abbiamo avuto delle difficoltà sempre a livello nazionale nel periodo passato, però ovviamente con la psicosi di questo momento e con diciamo, l'insorgere di tante insicurezze da parte dei cittadini, è chiaro che ne soffriamo anche noi. Penso a quelli che investono nella propria attività, fanno le commissioni, poi non sanno se riescono a vendere praticamente quello che ordinano e quindi capisci che il problema è veramente importante. Anche per, diciamo, i mesi futuri, non solo per questo periodo, giustamente. Roberto, tu vedi una differenza rispetto a qualche settimana fa nelle vendite? Tu hai un negozio di abbigliamento, vedi le differenze? Diciamo che in quest'ultimo mese proprio è quasi azzerata la vendita. Poi, diciamo, i mesi precedenti, comunque la crisi non è che è iniziata adesso. Però diciamo, effettivamente adesso ci sono diciamo, diminuzioni di vendita importanti che fanno preoccupare. E le prospettive, insomma, non Questo. sono positive sia per l'emergenza coronavirus sia per una Certo. situazione problematica generale che investe sicuramente il Certo. mondo Ma del noi abbiamo commercio. avvertito così il bisogno proprio in particolare di confrontarci con l'amministrazione. Anzi, ringraziamo il sindaco che ha voluto ascoltare le nostre istanze. E niente, noi vogliamo parlare proprio a cuore aperto, c'è cioè un modo di sensibilizzare un po' tutti per dire guardate, ci siamo anche noi che viviamo una situazione un po' particolare. Non è che chiediamo chissà che cosa, però sensibilizzare un po', si parla tanto di comprare made in Italy. Io diciamo, da quello che ci riguarda, possiamo solo diciamo chiedere un po' di, non lo so, di comprensione da parte dei cittadini, Magari ecco, ad andare a fare la di... spesa nei locali del proprio territorio piuttosto Sì, che ma andare altrove. soprattutto in questo periodo, magari uno non può uscire, esce di meno, così di non allontanarci dal nostro territorio. Io parlavo con miei colleghi pure che, soprattutto per altri settori, che siano quello alimentare, quello di detersivi, quelli di largo consumo, magari cerchiamo di fare anche qualche servizio porta a porta se necessario, ci mettiamo a disposizione. E anche a breve, diciamo, forse potremmo fare qualche discorso del genere. Vi Oh, state già una... organizzando infatti per stilare una lista di esercizi commerciali disponibili a fare il porta a porta e credo che siate tutti disponibili a giudicare poi dal gran numero di commercianti presenti questa sera. Certo, è un modo anche di coinvolgere un po' tutti e di portare un po' di sensibilizzare tutti sulla nostra situazione che va comunque presa in esame, perché noi ci riteniamo comunque un patrimonio del territorio comunale, perché penso che se dovessero chiudere man mano i negozi, penso che non sia una cosa, diciamo, positiva anche per l'intero comune. Tra poco sentiremo anche il sindaco Gabriele Iuliano, intanto chiaramente lui si è reso subito disponibile, lo Certo. ricordavi poc'anzi, ad un confronto qui al comune, ma cosa chiedete all'ente locale? Ma l'ente locale in particolare chiediamo che ci stia vicino, anche magari in futuro, noi contiamo di fare un'associazione che era stata intrapresa qualche tempo fa, poi non lo so per quale motivo non è stato possibile, diciamo, creare questa associazione. Noi la vorremmo riprendere.
cercare di dialogare con l'amministrazione locale, di portare le nostre istanze, se possibile, anche in ambito extra comunale, per far sì così di sensibilizzare la gente sul problema commerciale dei piccoli centri che purtroppo esiste, e se non ci diamo una mano l'uno con l'altro, diciamo, rischiamo sicuramente di vedere azzerati i nostri fatturati e quindi soccombere di chiaramente soccombere, perché di li fronte mettiamo alla più in media. crisi. Poi, considerando i centri commerciali, certamente non possiamo far fronte a una situazione troppo più grande di noi, perché ci è sfuggita proprio di mano la situazione con la creazione di questi centri commerciali, con l'uso di internet che viene fatto sempre, diciamo, in maniera più massiccia. Per cui noi chiediamo solo, diciamo, un pochino di considerazione, così di sensibilizzare tutti e di stringerci tutti, se è possibile, spendere così nei propri territori, evitando di affollare, tra l'altro, in questo periodo, di frequentare posti super affollati. Ci mettiamo il nostro, poi è chiaro, la gente fa le proprie scelte come meglio crede. Queste dunque sono le difficoltà dei commercianti di Rocca d'Aspide che sono state ben sintetizzate da Roberto Russo. E allora accanto a me c'è il sindaco Gabriele Iuliano che ancora una volta ci ospita del suo studio per parlare delle problematiche legate al coronavirus. Quali le risposte che si possono dare ai commercianti di Rocca d'Aspide? Ma intanto in una condizione di difficoltà generale c'è stata ovviamente una sollecitazione da parte del mondo del commercio locale che certamente sta subendo una condizione di grandissima penalizzazione sul piano economico e quindi abbiamo ritenuto giusto e doveroso confrontarci quantomeno per capire come poter alleviare al massimo quelle che sono le difficoltà contingenti a un momento emergenziale come è noto a tutti. Certamente da parte nostra c'è tutta la disponibilità ad ascoltare quelle che sono le istanze, c'è tutta la disponibilità a trasferire quelle che sono le proposte che sono venute anche in termini di sgravi rispetto a quello che è il momento, diciamo, impositivo che può stringere il settore commercio in una condizione di assoluta difficoltà ulteriore rispetto a quello che è una costrizione dei consumi. Certo, c'è bisogno di fare squadra, c'è bisogno di restare insieme, c'è bisogno che si intervenga da parte del governo centrale in maniera molto seria e molto rapida per poter dare anche delle risposte a quelli che sono appunto i nostri operatori che poi rappresentano l'economia di queste aree, soprattutto interne. Da parte mia, ho dato piena disponibilità ad ascoltare tutte quelle che sono le loro esigenze, a farmi carico di quelle che possono essere le varie proposte che vengono formulate, a capire come evolvono i tempi. Devo dire anche da parte di tutto il settore del commercio c'è stata una indicazione, una proposta anche di contribuire in maniera, come dire, concreta e reale per cercare appunto di dare una loro disponibilità anche ad alleviare le difficoltà di chi per ragioni varie non può, non ha capacità, diciamo così, di grande movimento e quindi questa ipotesi, questa idea della consegna a domicilio, comunque della possibilità di andare direttamente presso le abitazioni per poter garantire un servizio è sicuramente qualcosa che va salutata positivamente e va apprezzata. Non c'è dubbio che anche da parte nostra, direi, c'è necessità di poter e di dover sostenere la nostra economia, di sostenere il nostro commercio locale, di cui l'invito anche a chi, anche per ragioni di difficoltà contingenti, non ha grandi possibilità di movimento, in una condizione generale che conosciamo tutti, quella è di rivolgersi chiaramente a quelli che sono i commercianti locali, di rivolgersi a quella che è la nostra economia locale e quindi di sostenere in questo momento difficile proprio questo settore nevralgico della nostra economia che merita e necessita di sopravvivere. Che vive già difficoltà oggettive in un'area, come dicevo, interna, ma che oggi è messo veramente a dura prova. Per cui spero veramente che tutti, ciascuno nella sua parte, possa, come dire, immaginare
lasciare per un attimo l'e-commerce, lasciare per un attimo le ipotesi di grandi centri commerciali e di rivolgersi al bottegaio sotto casa, al commerciante che sta di fianco alla propria abitazione, perché questo è un modo, in questo momento di difficoltà, di sostenere un'economia che merita di essere sostenuta. A breve sarà disponibile sulla pagina Facebook del Comune un elenco di sicuramente quasi tutti gli esercizi commerciali di questa comunità che si renderanno disponibili per la consegna della spesa a domicilio. Questo denota un modo per aggrapparsi, per sollevarsi da questa crisi, ma soprattutto denota la grande solidarietà poi che è alla base, insomma, dei rapporti umani qui a Rocca d'Aspide, e questa bella iniziativa dei commercianti ne è testimonianza. Ma devo dire che in momenti difficili la solidarietà e la capacità di fare squadra è una delle virtù italiche, e quindi in questo modo si manifesta chiaramente questo grande senso, diciamo così, di attaccamento e questo grande senso di partecipazione collettiva verso appunto una difficoltà che deve essere superata. Io, come ho detto, questa ipotesi che è stata lanciata e che io accolgo con grande piacere, rispetto alla quale esprimo grande apprezzamento, sicuramente potrà avere degli effetti positivi e rappresenta un ulteriore modo di rimboccarsi le maniche per poter dire, anche in una condizione di grande difficoltà, facciamo qualcosa di più per poter far sì che chi anche ha una impossibilità possa essere soddisfatto e quindi possa avere comunque una possibilità di avere disponibilità di quelle che sono le esigenze quotidiane. In questo senso esprimo un plaudo al mondo del commercio locale, perché ha manifestato e dato prova appunto di grande responsabilità e soprattutto di grande capacità di arrangiamento. Grazie allora al sindaco di Rocca d'Aspide Gabriele Iuliano, probabilmente ringraziamo tutti i commercianti che hanno dato la propria disponibilità, ecco, a fare fronte tutti insieme all'emergenza coronavirus che, come dicevo in premessa, sta interessando davvero tutta la società, tutti quanti noi italiani. Grazie naturalmente a tutti voi per l'attenzione, a Danita Salerno per la collaborazione. A presto.